Ragazzi, ciao a tutti. Oggi siamo, non c'è Ismaele, ma siamo io e il mio amico Mimmo. Mimmo, fatti vedere, Non mi toglietelo. faccio avere niente. Vabbè, siamo io e il mio amico Mimmo che per adesso non si vuole fare vedere. E niente, siccome ero con lui che stavamo facendo le cose, mi aveva fatto riflettere Mimmo. Perché sono venuto. Parliamo di questa cosa, che sono venuti l'altro giorno alla Villa Romana del Casale due personaggi grossi. Uno era Chris Fulli e l'altro era. Sgarbe. Vabbè, Sgarbi, insieme a Sgarbi chi c'era? L'ex presidente della regione siciliana. Cuffaro. Come? Cuffaro. Cuffaro, Totò Cuffaro. Quindi c'era Totò Cuffaro e Crisa Fulli che sono venuti insieme a Sgarbi, Antinora, a vedere i lavori della Villa Romana. Che poi, che cosa c'entrino Sgarbi e Crisa Fulli con i lavori della Villa, scusa, Cuffaro e Crisa Fulli con i lavori della Villa? Non lo sappiamo. Però la cosa che più mi ha colpito è che Cuffaro e Crisa Fulli ancora rappresentano Umel. Che cos'è Umel, Mimmo? Omelie, non sappizzo ni lape. Una sappizza è più forte, una Non sappizza. sappizzo ni lape. Brava, c'è la telecamerina e ci devi gridare, Mimmo, se non ti sento. Allora, Umel I lape. è. I lapi. Allora, praticamente c'era il miele e poi tante api che andavano dal miele. Perché? Ed è la cosa che più mi ha dato fastidio, e ancora, insomma, Cuffaro ha fallito il suo mandato politico, diciamocelo chiaro, è stato presidente della regione, sappiamo, è stato condannato per questioni legate alla mafia, eccetera. E poi, nonostante tutto, tantissimi consiglieri comunali, consiglieri provinciali, aspiranti consiglieri comunali, aspiranti consiglieri provinciali, aspiranti poltronisti. Sai chi sono i poltronisti? I poltronisti sono quelli che aspirano ad una poltrona, cioè sono i trombati della politica che in qualche maniera, siccome vogliono un poco di un'indennità, allora cercano di parlare coi capi per avere la poltrona. E quindi c'era Umiele e tutte le api erano attorno a Cuffaro e Appezzata, Crisa Fulli. Ora, appezzata. io non è che dico che Crisa Fulli non, insomma. Però il sistema, magari Aena avrà fatto qualcosa di interessante come il polo universitario, certamente una delle idee più interessanti che è riuscito a portare avanti, ci mancherebbe, però insomma è 40 anni ancora Crisa Fulli. Poi il sistema, questo sistema clientelare del favore, dobbiamo andare avanti ragazzi, in Sicilia dobbiamo cambiare, dobbiamo avere la forza di cambiare, se facciamo io l'ape e un miele non cambiamo. E allora è mai possibile che devono venire da fuori, ci devono colonizzare per cambiare, dobbiamo avere la forza. Raccomandare A che dicevo. raccomandare, bravo, no, raccomandazione, cose basta ragazzi, cerchiamo di fare un processo dal basso di sviluppo, lasciamo perdere questi politici vecchi, antiquati, no, cerchiamo di avere qualcosa di nuovo, dai, non. Invece l'altra sera, l'altro giorno Mimmo, un sacco di gente, non per vedere il restauro della Villa Romana del Casale, per vedere Umel, Umel, e quindi questa cosa un po' mi ha dato fastidio. Ora mi lego ad un'altra storia che è quella del PD. Sai cos'è il PD? E fatti vedere, Mimmo. Partito Democratico, a me non mi faccio avvirvi chi... Allora, Mimmo, Ah, fatti vedere. anzi... Mimmo, fatti vedere. No! Allora, il Partito Democratico. L'altra sera sono stato all'assemblea del PD qua all'Hotel Selene. Mimmo. Ah, Ma. è meglio se scappavo, Fatti vedere, Mimmo. no? No! Allora, sono stato in questa cosa dell'assemblea del partito e sono stato male. Sono stato male perché i soliti problemi, le beghe, piccole questioni, insomma, non si è capito che oggi questa città ha una grande possibilità, ha la possibilità di avere un'amministrazione comunale a livello totalitario del PD, proprio neanche nel partito, neanche a Mosca negli anni 80 c'era un'amministrazione così, con 12 consiglieri comunali, 7 assessori, eccetera, tutti del PD, e un partito che quasi quasi, porca miseria, abbiamo la possibilità di avere un'amministrazione. Ci vuole un partito che sia all'altezza dell'amministrazione. Tutti si lamentavano che c'era stata una vacatio politica, non una vacanza, qualcuno che era seduto al tavolo degli imputati ha detto una vacanza, si dice vacatio, cioè un periodo di. Allora, in questa vacatio, praticamente dice che l'amministrazione non aveva organizzato il partito, come se l'amministrazione che doveva organizzare il partito, o sindaco ha avuto un problema da Monnizza, poi un problema, un traffico, un problema dall'acqua. Problema, Fatti vedere, non mi Mimmo. faccio avere, Fatti vedere. non mi faccio avere adesso. Allora,
Ha avuto tanti problemi, figuriamoci se doveva pensare anche al problema. Magari ci avrà pensato, ma non ha avuto veramente materialmente il tempo di organizzare questa cosa. Certo, forse qualcuno che fa orticelli dice a me: se il partito non c'è è meglio, così ci curiamo l'orto. Però non, ragazzi, qua bisogna fare un orto comune, un grande orto. Questi orticelli facciamoli diventare una cosa comune, mettiamoci a seminare. Che seminiamo, Mimmo? Tu che vuoi seminare? Un'altra cosa, No, meglio che non diciamo le cose che vuole seminare, però cerchiamo di seminare del bene, un orto comune in cui rompiamo tutti questi orticelli e facciamo un orto comune. Però, ragazzi, occorre veramente un cambio di gestione totale. Ora c'è la possibilità, il 29 fate l'assemblea costituente, come si chiama, eleggete il segretario. Cerchiamo di eleggere una persona nuova, non sempre le vecchie storie. In America è cambiato tutto, ogni 4 anni cambia, si rinnova. Qua ancora abbiamo sempre le stesse persone. Ora, dentro il partito, cerchiamo di. I vecchietti si mettono alla finestra e diamo forza ai giovani. Responsabilizziamoli. È chiaro che poi qualcuno può fare bene. Mimmo, fatti vedere. Ah. Qualcuno può fare bene, può fare male, però alla fine dobbiamo rischiare. Certo, ci vuole qualcuno veramente che dia. Mi raccomando, non parlate male di Crisafulli, eccetera, questi che vogliono fare, perché se no non potete mai fare segretario del PD, quindi non fate come me, perché altrimenti. Però qualcuno, qualche ragazzo che dia un'accelerazione nuova al partito. L'amministrazione è una cosa, il partito è un'altra cosa. Sono due entità distinte che devono alimentarsi a vicenda. L'amministrazione deve alimentare il partito e la città, il partito deve alimentare l'amministrazione. Attraverso un progetto comune si deve lavorare in sinergia. Se il partito funziona, diventa veramente un motore per tutto lo sviluppo della città, perché si possono fare i gruppi studio, si possono fare i gruppi di lavoro sulle aree tematiche che poi servono a coinvolgere i cittadini. Se un partito funziona veramente dal basso, può diventare una grande occasione. Invece in questo momento è una palla al piede. Mimmo, fatti vedere, porca miseria. Ah! Mimmo non si vuole fare E vedere. leggi il giornale. Si sta leggendo il giornale. Mimmo è più interessato a leggersi il giornale e a guardare le cose da fuori. No, non si vuole fare vedere. Vabbè, noi lo rispettiamo, però che il Partito Democratico si faccia vedere attraverso un orto comune, attraverso la distruzione delle orticelli, la costruzione dell'orto comune e il protagonismo giovanile. I vecchietti si mettono di lato, diamo ai giovani un poco di. Tanto, ragazzi, ci sono 5 anni, 4 anni ancora. E mezzo di Nigrelli. Il partito può crescere, se non cresce adesso, quando. Allora, mettiamo le nuove leve fuori. I vecchietti si mettono dietro il potere, ragazzi. Che potere? Poi siamo a Piazza Armerina, 15.000 anime, nel centro della Sicilia, un paesino piccolo. Insomma, magari eravamo a Catania, a Roma. Allora, questi vecchietti, ma non si gestisce granché. Quindi lasciamo veramente i ragazzi a essere protagonisti di questo nuovo partito, attraverso la distruzione degli orticelli e la costruzione di un orto comune. Agostino, E Mimmo. vi salutano su www.agostinosella.it. Itti. Ciao ragazzi, viva l'orto comune, abbasso gli orticelli.